Assessore, la giunta si è insediata da poco, è passata l'estate, ma i problemi sono tanti, quelli di Montorio. Uno particolarmente che riguarda insomma, tante persone sono i contributi di autonoma sistemazione e la ricostruzione. A che punto siamo? Allora, sotto l'aspetto della ricostruzione, da qualche giorno, come ben sapete, è partito il primo cantiere all'interno del centro storico. Da qui si sono naturalmente generate delle polemiche per la paternità naturalmente queste opere e voglio sottolineare, perché è importante, naturalmente con la sinergia dell'ufficio tecnico e dei dipendenti comunali siamo riusciti ad inaugurare questo primo cantiere, non negando assolutamente anche la bontà dell'opera fatta dalle precedenti amministrazioni. Per quanto riguarda il CAS invece siamo ancora in attesa di ricevere i moduli compilati che precedentemente non erano stati effettuati per cominciare ad erogare i mesi che mancano per quello che riguarda il CAS, quindi parliamo dal 1 aprile fino alla fine di agosto. Siamo all'incirca attorno al 65% di certificazioni compilate e crediamo almeno nella prossima settimana già di poter liquidare 7 nuclei familiari. Sempre la burocrazia di mezzo quando ci sono rallentamenti in quelli che sono dei diritti delle persone? Sì, chiamiamola burocrazia, ma è anche vero sottolineare come nei mesi precedenti la modulistica non era stata compilata in modo corretto in alcuni casi non era affatto compilata. Noi adesso stiamo procedendo alla compilazione dei moduli per quello che riguarda il ricevimento del CAS.